voglio manifestare al paese la mia opinione per combattere la critica del volgo, sempre disposto a far applauso ai vincitori e a maledire ai vinti. Io sono convinto che nel mezzogiorno dell'Italia la rivoluzione morale esiste, che un impulso energico può spingere le popolazioni a tentare un movimento decisivo. Ed è perciò che i miei sforzi si sono diretti al compimento di una cospirazione che deve dare quell'impulso. Se giungo sul luogo dello sbarco, che sarà a Sapri, nel Principato Citerione, io crederò avere ottenuto un grande successo personale, dovessi pur lasciar la vita sul palco. Semplice individuo, quantunque sia sostenuto da un numero assai grande di uomini generosi, io non posso che ciò fare, e lo faccio. Il resto dipende dal paese e non da me. Io non ho che la mia vita da sacrificare per quello scopo, ed in questo sacrificio non esito punto. Io più non aggiungo che una parola. Se non riesco, disprezzo profondamente l'uomo ignobile e volgare che mi condannerà. Ma se riesco, apprezzerò assai poco i suoi applausi. Ogni mia ricompensa io la troverò nel fondo della mia coscienza e nell'animo di questi cari e generosi amici che mi hanno recato il loro concorso ed hanno diviso i battiti del mio cuore e le mie speranze. Che se il nostro sacrificio non apporta alcun bene all'Italia, sarà almeno una gloria per essa l'aver prodotto dei figli che vollero immolarsi al suo avvenire. Genova, 24 giugno 1857. Carlo Pisacane.
abbandonalo, vieni a prendere la chitarra qua dietro. Dove stanno i popolani? I popolani, i popolani. Sua Maestà, il Re Ferdinando II.